Come giustamente ha sottolineato di recente Jeremy Rifkin, nel mondo occidentale contemporaneo la tecnologia da una parte e la globalizzazione del mercato dall'altra stanno portando a una drastica riduzione dei lavoratori occupati nelle attività produttive tradizionali. L'enorme potenziale umano così liberato si va rendendo sempre più disponibile per un utilizzo di assoluto rilievo sociale, cioè per essere assorbito dal terziario, dalle attività di servizio per la collettività. L'Agora 2.0 di Lazzaro assolve pienamente a questo scopo, proprio come piazza virtuale. Una piazza reale e virtuale. Ma cosa cambia rispetto all'antichità, al concetto classico di piazza? Cambia che da oggi, grazie all'amministrazione comunale di Motta San Giovanni, Agora 2.0 fa sistema tra il progetto strutturale museale con il multimediale, quindi questa sinergia, questo sistema sicuramente ci porterà lontano, fa superare tutti i limiti e i confini delle varie aree calabrese e nazionali, e quindi speriamo che da oggi mettiamo la prima pietra per portare, diciamo, il territorio in giro per il mondo. Quindi un luogo dove non c'è consumo ma c'è umanità soprattutto. Vabbè, la comunità è la ricchezza di tutto, soprattutto dell'Italia e della Calabria. Questa Agora vuole essere proprio, ecco, questo nuovo posto dove il passato, le tradizioni, i prodotti, le eccellenze, il bello e il buono della Calabria possono diventare poi, attraverso questa piazza, questo spazio, anche grazie alle nuove tecnologie, possono essere conosciuti, esportati, valorizzati e possono poi produrre una ricaduta e un vantaggio per tutto il territorio. I vantaggi della tecnologia e le vulnerabilità da migliorare. L'innovazione è una cosa importantissima. Grazie alle tecnologie possiamo appunto portare tutto quello che c'è di buono e di bello sul territorio nel futuro, ma lo facciamo oggi perché la tecnologia ce lo permette, anche l'Europa ce lo chiede, diventando sostenibili e digitali. Partiamo dal dato storico per poi tradurlo attraverso la tecnologia, in trasferirlo ad un pubblico più ampio, valorizzarlo, promuoverlo. Sindaco, una comunità che in tal modo cresce, si sviluppa, conosce, e in questo la politica svolge un ruolo di guida fondamentale. Non c'è dubbio, nel senso che la politica deve essere accanto a questo tipo di iniziative, anzi promuoverle insieme nell'occasione all'Accademia, insieme alla Proloco, insieme a tutte le realtà che nel nostro territorio stanno approfondendo tutte le nostre tradizioni, tutte quelle che sono i nostri prodotti, e da qui lanciarli verso un orizzonte diverso che non deve essere quella del confine nostro territoriale, ma portarlo prima in tutta la regione Calabria e poi anche svilupparla con più impegno verso l'esterno, ed è quello il nostro proposito è proprio questo, è quello di promuovere le nostre tradizioni, i nostri prodotti e tutto quello che di eccellenza c'è nel nostro territorio, portarlo di fuori dai nostri confini, e credo che insieme a questi partner importanti riusciremo nell'obiettivo. Il localismo che si apre alla globalizzazione o viceversa, oppure un ampliamento semplicemente di quelle che sono le tradizioni? Sì, io mi occupo per l'Accademia del settore agroalimentare, e quindi si sta cercando di portare questo comparto fuori, quindi per la internazionalizzazione dell'intero indotto agroalimentare locale. Quindi tramite ciò che il territorio trasferisce al prodotto si spera di poter cavalcare anche quest'onda per poter aggredire mercati esteri. Vogliamo dire che sono preferibili sempre i prodotti locali perché offrono una qualità superiore e incentivano il lavoro? Senza ombra di dubbio, oltre a offrire una qualità superiore, sostenibile e sincera, rispecchiano quelli che sono i gusti e i sapori del territorio, oltre a creare indotto sul territorio stesso, che nelle nostre zone, diciamo, è una cosa non importante di più. Professore, difendere e tutelare la tradizione anche in virtù dei cambiamenti climatici e degli sconvolgimenti a cui stiamo assistendo in questi periodi. Sì, buongiorno. Intanto siamo in un territorio fantastico, abbiamo un'eccellenza in tutti i sensi, dal clima, dal territorio, dalla terra, quindi i nostri prodotti li possiamo valorizzare ancora di più. L'intento è quello proprio di dare una mano ai produttori, ai coltivatori,
per realizzare queste eccellenze e non lasciarle solo nel territorio calabrese, ma portarle pure fuori. Quindi una piccola mano nell'aiuto, nel creare, nel trasformare gli ingredienti che la nostra terra ci dà per farle diventare delle bontà e deliziare i clienti di tutto il mondo. Sindaca, con la collaborazione i risultati sono maggiori e qualitativamente superiori. Sì, ovviamente l'unione fa la forza, io sono convinta di questo, faccio parte di Accademia delle Imprese da quasi 2 anni, stiamo cercando anche di coinvolgere il territorio perché è importante dare un sostegno a queste imprese del territorio che con grosse difficoltà portano avanti delle produzioni, spesso cioè ancora diciamo con metodi tradizionali, da una parte anche diciamo, una cosa positiva, ma con grosse difficoltà perché giustamente la concorrenza è molto elevata e non è facile affrontare e sostenere dei costi che pesano enormemente nel bilancio, nella gestione di un'impresa. Quindi è importante sostenerli, fare conoscere soprattutto quello che è il prodotto, valorizzare il prodotto del nostro territorio. Noi abbiamo l'olio d'oliva a Fossato in modo particolare, Montebello, quindi un olio che è extravergine di grande qualità. È importante portare avanti questo marchio di Aria Grecanica e io sono qui oggi diciamo, a far parte di questa manifestazione proprio perché è importante creare questi centri di aggregazione, servono a portare diciamo, anche fuori dal nostro, diciamo, dalla nostra regione, dal nostro territorio, anche all'estero, quelle che sono diciamo, le eccellenze, perché ne abbiamo tante. Presidente, la forza che viene dal basso, quella della Proloco, come influisce sul territorio? Le Proloco hanno un ruolo importantissimo nei territori perché comunque lavorano e per statuto sono a favore del territorio e per la promozione del territorio. La Proloco del Comune di Motta San Giovanni, che io presiedo, sta operando a 360 gradi, iniziando dai beni culturali, il servizio civile che noi abbiamo attivato costa 6 ragazzi che si occupano della gestione dell'antiquarium, quindi del museo civico, antiquarium Leo Copetra, con l'apertura, la gestione delle visite e l'offerta per le scuole, per i turisti, per i visitatori, quindi gestiscono anche le visite, avendo avuto anche una formazione in tal senso. Presidente, giovani e lavoro, una formula per farli rimanere qui al sud. Ma in effetti noi di questo parleremo oggi e questa idea parte proprio da questo, ma non solo per i giovani, per tutti. Quindi il progetto prevede una sinergia, cercheremo di portare avanti una sinergia fra le varie aziende, fra le varie imprese insieme alle amministrazioni comunali. Perché a questo punto è finito il momento di prendercela sempre con la politica. Prima di arrivare alla politica dobbiamo essere noi cittadini, noi imprenditori, consapevoli di quelle che sono le nostre potenzialità e quindi creare quelle sinergie che ci permetteranno poi di portare avanti quelle che sono le nostre idee, per poi arrivare alla politica e chiedere la giusta considerazione. Tutto questo sicuramente farà in modo che i nostri giovani abbiano la possibilità di restare qua, nella loro terra e a casa loro. Questa è la speranza.